Regione Lombardia è impegnata in questa battaglia che è al bullismo e anche e soprattutto direi al cyberbullismo, perché quando abbiamo iniziato qualche anno fa il cyberbullismo non era ancora, oggi invece si è sviluppato in maniera ancora più forte e più prepotente sui social, sulla rete dei social. È importante il ruolo che questi ragazzi svolgono per dare un esempio a chi in maniera negativa utilizza i social. Il tema del bullismo è un tema di grande attenzione, è anche uno degli obiettivi importanti del nostro Ministero, perché permette la prevenzione su questi temi, permette di realizzare una reale inclusione nelle nostre scuole. Questa prevenzione è necessaria perché osserviamo una grande recrudescenza sia in termini quantitativi, quindi di pervasività dei fenomeni, sia anche di pesantezza, durezza talvolta delle situazioni più estreme. Quindi il lavoro della scuola è veramente un lavoro strutturale, da questo punto di vista è molto importante. C'è una tradizione importante di legame forte, culturale, fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Lombardo, che parte da lontano, perché da sempre è stata sostenuta anche l'attività dei centri di promozione della legalità istituiti da Regione Lombardia presso tutte le province della regione e i poli di educazione alle differenze. Da qui scaturiscono una serie di tavoli di esperienze, fra le quali veramente molto importante questo annuale momento di riflessione e di analisi, ma soprattutto di lavoro con e per i ragazzi sul tema del bullismo. Naturalmente è un'esperienza che comporta il loro essere messi in opera. Praticamente non si tratta solo di raccontare o di fare delle riflessioni astratte o teoriche, ma di mettere in condizione di elaborare progetti, infografiche, riflessioni, video che hanno visto veramente protagonisti i nostri studenti. Questa esperienza è stata fantastica, anche se sta giungendo al termine, perché mi ha dato la possibilità di lavorare con un team e di capire ancora più a fondo i valori che questa società ci dà. E il cyberbullismo è alla fine un problema che si sta sviluppando tantissimo in questi ultimi anni e mi piace molto sensibilizzarlo per far sì che poi venga appunto battuto.